Allora, proviamo anche questa partita. Match di oggi che si disputa nella splendida cornice del Signal Iduna Park di Dortmund. Con me, come sempre, c'è Stefano Nava. Rimanete con noi, ovviamente, per seguire le emozioni del match. Torneo precampionato che prosegue con la Allora, seconda vediamo giornata della anche fase a questa gironi. partita Match dai come tanti ce la spunti di caveremo. Interesse. Squadre che hanno rotto il ghiaccio Se all'esordio, prendiamo dei anche le soldi da gambe questo dovrebbero torneo, teoricamente essere meno imballate. Mi aspetto un match divertente. perché devi Occasioni da fare una parte colpi di dell'altra, tacco per che non quanto si servono tratti di un amichevole, nessuno ci a tiene a fare brutta niente. figura. E poi, c'è comunque in palio un trofeo, buona posizione. Può colpire da lì. Portiere che sventra la conclusione senza nessuna difficoltà, una sicurezza per tutta la difesa, la sua. Eh sì, Pier, non può concedersi distrazioni o sono guai. Allora, vediamo un po'. Te la metterei qua, fagli andare qua. Perché? Perché? Pallone una roba perso. Così brutta. Ecco la formazione iniziale. L'allenatore si affida oggi al 4-5-1, almeno in partenza, ma di fatto potrebbe trasformarsi in un 4-3-3. Pier, cosa ti posso dire? Io vado a prendermi un caffè, hai detto tutto tu. Che succede? Intervento falloso, gara subito calda. Ma dai, ma fallo per loro, ma non ha senso. Ma ha preso il pallone. Mamma mia, che roba brutta. No, perché se riusciamo a... Posizione defilata. Probabile che decida di crossarla nel mezzo. Mette il pallone in mezzo. Perché se noi riusciamo a vincere questo trofeo, ci portiamo a casa un bel gruzzoletto. Può metterla in mezzo. 1-2 col compagno. La squadra non è male. Può ricevere la posizione interessante. Cerca il traversone. Cross che si perde. È uno di preso, uno di quelle squadre più debole possibile per farle diventare grandi. Provano con il pressing a recuperare il mi pallone. Mi piaceva il colore. Certamente una delle stelle più brillanti di questo match. Ma vedremo la come squadra sarà è veramente viene da corta, una non è che che ci gli ha dato sia morale e fiducia, la condizione ideale per esprimere al meglio tutto il suo non talento, la sua sia classe in zona gol. I difensori avversari dovranno fare molta attenzione. Ah. Ha recuperato palla, non c'è fallo, dice sì, l'arbitro. Bisogna migliorarla un brutto po'. Brutto passaggio, recupero bisogna facile. Fare più allenamenti. È stato fermato dal difensore. È una squadra più debole, il 49. Hanno perso palla. Occhio al pallone per il tira, possibile tira, vantaggio. Tira, sì! E il pallone è in rete. Sono ha tirato. Tutti. Un vantaggio importante a questo punto della gara. Partita che resta apertissima. Un gol degli avversari rimetterebbe tutto in discussione. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Il paese del Porto. Boh. Pallone troppo prevedibile questo. Ma perché? Ma questo corre. Perché? Vediamo cosa inventa ora. Recupero, gran pallone. Tira! Prova la botta. Un altro. Questo è un pressing portato bene, Pier. Ne hanno approfittato subito. Ce la stiamo cavando bene. Momento fantastico della partita per loro. Sicuramente si augurano di continuare. Beh, questo così. Segna sempre. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per 2-0. Può colpire da lì. A campo a disposizione. Non può sbagliare. Che moffetta. Che moffetta! Sulla traiettoria del passaggio. Questa cosa qua perché è una serie di esperimento. Può colpire da lì! Dipende da voi. Pericolo! E il pallone entra! Ed è gol! Un gol da grande opportunista. È riuscito a liberarsi e a superare il portiere da due passi. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio. Gli do che inizio a fare un sacco di gol però, Però
l'ho detto, questo è per il campionato. Bravo, poi qui il difensore che legge abbiamo, bene questo dopo pallone. Un tot di partite. Pallone che ha superato la linea laterale. Ho capito, ma lettura perfetta e palla recuperata. Punta l'area. No, deciso. Dovevo fare un passaggio o qualcosa del genere. Ci saranno da recuperare 2 minuti. Recuperano il pallone. Porca miseria. Pressing sul portatore di palla. Lo vede? Pallone invitante. Facciamo un po' di ideale. Possesso vediamo palla. Cosa inventa ora, vediamo cosa fa ora. Buona qui la lettura del difensore. Porca. Arbitro che dice che può bastare. Primo tempo che si chiude sul risultato netto di... se ma nel Borussia cosa sta maglietta qua. Inizia il secondo tempo, vedremo se cambierà la storia di una partita fin qui a senso unico. Una squadra molto tecnica, perché non abbiamo fasce, quindi bisogna poi vedere, io direi di trovare. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Devo trovare dei giocatori giovani. Legge bene la traiettoria qui. E diventare molto forti possiamo poi vendere quelli vecchi. 30 anni. È in buona posizione. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Perché tanto è inutile comprare giocatori forti da altri club. Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di assai. C'è il fischio del direttore di gara che interrompe squadra. Una potenziale occasione da gol. Ha interrotto una buona occasione da gol. Allora, più passaggi. Bravo qui a smarcarsi. Più regalano passaggi, palla agli ho detto. Avversari. Occhio al pressing. Contrasto riuscito. Palla che rotola via. Di prima, tutto di prima. Proviamo. Lo vede. Di prima. Pallone invitante. Di prima, palla ma non così. Bravissimo qui. Dai, riproviamo. Così. Non c'è nessuno. Torna dietro, crossare. Passaggio. Posizione ideale. E gliela passa il difensore in area. Perché gliele dai all'avversario? Perché? Non ha senso. Ha letto bene cambiare l'azione sulla traiettoria del passaggio. Cambiare. Attaccare. Lo vedo con un po' fatica. Bene. C'è la rimessa con le mani. Allora, io proverei a cambiarne già uno. Vediamo un po' come siamo messi in questa partita. Allora, vediamo un po'. Mi dice, io metterei questo che... qua. Questo è CC. Devo far così. CC. Questo è tutta un'altra cosa. Giocatori, ma perfino un po' scarsino, sentite gli applausi dei tifosi, prestazione convincente, uno dei migliori in campo. Credo che l'allenatore l'abbia fatto uscire per tributargli una meritata standing ovation. Allora bisogna capire bene i nostri giocatori. Apre di Mito sulla è molto forte anche come terzino. Vediamo cosa fa ora. Vediamo cosa inventa ora. Colpito il pallone dal difensore. Devo cambiare quello lì. Adesso quello cambiamo. Occhio al tiro della bandierina. Grande recupero in area. No, quel passaggio così brutto.
Tentativo di chiusura. Hanno perso palla. Sostituire. Cerca la rete. Bene. Attenzione. Rete. Ma cos'è? Se prima era dura recuperare lo svantaggio, ora sembra una missione impossibile. Difficile trovare le motivazioni in giornate come queste. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Attenzione perché è pericoloso. Comprendo i giocatori giovani anche svincolati. Buone qualità di pallone. Occhio al tiro. Si alza la bandierina, tutto fermo, lo scatto era perfetto, forse come sì, istante. Aveva gustato l'occasione importante, aveva fatto conti col guardaline. Adesso occhio è perché ci sarà una sostituzione. Sono giocatori di altre squadre, sono troppo costosi e in questo modo se noi prendiamo giovani al massimo svincolati, bisogna poi vedere. C'è la prateria per andare. Ed è rete! Per fare dei piccoli ritocchi, uno o due giocatori, per esempio. Perfetta dal punto di vista offensivo. Fantastico. Bisogna vedere un po'. Niente da dire. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Io la penso così. Passaggio impreciso, pallone intercettato. E tanto abbiamo pochissimi soldi, alla fine della non gara. Ci conviene spenderli tutti. Guadagna metri. Ci sono gli obiettivi da fare. Lo vede. Taglia al centro. Prova in porta. Sicuro qui l'intervento del portiere. Recupera palla, intercettando bene ancora il pallone. Poi mi dite se la partita che facciamo è troppo lunga, eh? Vediamo cosa fa ora. Può metterla da lì. E il pallone entra! Ed è gol! Se 6 minuti in una partita è troppo lunga, possiamo fare anche meno. 3 gol per lui, una giornata fantastica. Sì, sembra davvero inarrestabile, Pierre. Mandano in campo forze fresche. Un cambio che ci può stare a questo punto della gara. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene squadre europee. Per loro. Possesso palla per gli avversari. Ah, peccato. Andiamo da Matteo Barzaghi. Quanto manca, Matteo? È iniziato il conto alla rovescia, manca un solo giro di lancetta al 90esimo. D'accordo, Matteo, grazie. Richiedici. Oh, finito. L'arbitro fischia alla fine. Ha disputato una partita eccezionale. È buona posizione. Può colpire da lì. Allora, io sto fare avanti. È un bel 6-0. Non male.
qualsiasi, ok. Allora, facciamo questa qua. La Bayer Arena di Leverkusen ospita il match di oggi, sempre... squadre pronte sul terreno di gioco. Un saluto agli amici all'ascolto, da Piero Gipardo con me come sempre Stefano Nava. Prima parte di questo torneo precampionato che si conclude con la terza sfida della fase a gironi. Non dovrebbero mancare le emozioni oggi a giudicare dalle formazioni in campo. Entrambe le squadre vorranno chiudere nel migliore dei modi questa fase, non tanto per il... Non può sbagliare! Il portiere che aspetta la conclusione senza problemi. È stata una gran cosa, guarda. Si è lasciato sorprendere. Occhio al corner. Attenzione perché è pericoloso. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Palla di porca miseria! Intervento, prova a piazzare di nuovo il portiere, no! Non è finita però. Ecco uno dei protagonisti annunciati del match. La sua squadra punta, prova a calciare. Bella. Intervento comodo del portiere che dice di no a questo peccato. Pronto, reattivo, eh? Non era una parata impegnativa, è vero, ma è stato bravo comunque a rimanere concentrato. Pallone in mezzo. Ma non granché qui l'intervento del difensore. Conclusione mulata. Stiamo distruggendo tutti. Funzione ma come? Ma in offside. Erano tutti lì davanti. Non è possibile. Scusa, c'era. Ma se c'era un giocatore là? Ma non ha senso. C'era un giocatore davanti alla porta. Si fa spazio, bravo qui a smarcarsi, cerca il tiro, pronti via, ed è già arrivato moffetta. Il primo gol del match, grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria, un approccio. Va bene, dai. E sembra aver funzionato. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Dai che prendiamo dei soldini. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Cerca l'appoggio al compagno. Bravo qui nell'interrompere tutto. Occhio, cerca l'area di rigore. A metri a disposizione. Pericolo. Non hanno perso tempo, un altro gol. Pazza, ma quanti gol stiamo facendo? Il secondo gol nel giro di pochi minuti. Ci hanno preso gusto, Pier. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Forse dovrà aumentare la difficoltà. Forse. C'è spazio per andare. Può ricevere una posizione interessante. Può far male da lì. Che gol! Splendida rete! Un grande gol. Facciamo la posizione ravvicinata. Lascia scampo.
Diciamo così, spero un po', che ci fermiamo un po'. La squadra avversaria a tornare in partita. Aspettiamo e vediamo quello che succede. Vediamo. Sembrano ormai vediamo poi dopo diventa troppo semplice. Aumentiamo di uno. Pallone intercettato senza problemi. A metri. E c'è la parata senza difficoltà per il portiere. Forse se mi mettevo a correre. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Che piede di banana. Completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare la colpita, però davvero male, eh. Piede di banana. Il mio problema è questo terzino destro. Mi sembra che sia buono. Solo che. Osservatore, mi sto trovando difensori. Sono pieno di centrocampisti e attaccanti, ma difensori ne abbiamo veramente. Può colpire da lì. Pochissimo. Sta avanzando. Una squadra un po' squilibrata. È tutto solo. E c'è il gol. Palla che si infila perfettamente nell'angolo basso. Giocatori... Il portiere non può nulla. Ha freddato il portiere con questo tiro di precisione all'angolo. Splendido gol. Hanno un margine di vantaggio piuttosto rassicurante a questo punto del match. Direi proprio di sì, Pier. Credo che un'eventuale rimonta sia fuori dalla loro portata. Sì, partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Salta l'uomo, attenzione. Difesa in difficoltà. Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di offside. Ma dove? Ma li vede solo lui sti fuorigiochi. Questo passaggio, rete, splendida. Mamma rete mia. Facile rete, ma pur sempre una bella rete. Ovviamente grande conclusione ravvicinata. Ha trovato due gol, ha confermato la sensazione, ma di essere in grande col tempo, cosa dite? Costretto poi all'errore dite, dal pressing questa serie, ve l'ho detto, ha è spazio. Un esperimento. Bravo, salta il difensore. Spazio per il cross di prendere FIFA a poco, intervento fondamentale nel perché non portare una sedia. Palla buttata via, la letta, salta il difensore, può mettere da lì ed è rete. Una sentenza nell'area piccola. Quanto continueremo le altre serie, ha battuto il portiere al termine di una bella Star Wars, azione Grid molto Fall, bella. E poi quelle poi volevo continuare la serie proprio con quella bellezza, lo spessore, serie, gesto. Le mie proposte, che ci sono dei giochi carini da portare avanti, poi volevo portare quel gioco là che ho provato nelle proposte con questi giorni qua di festa. 6-0, partita in cassaforte, cosa punizione severissima per i loro avversari. No, pallone che ha superato la linea laterale. Stiamo giocando su PS4. Può metterla dentro. È quello che non ho la telecamera. Palla che termina oltre la linea di fondo. Che rischio. Bravo qui a smarcarsi. A metri a disposizione. Che gol! Da rete. Stiamo capendo come fare i tiri. Grande conclusione ravvicinata. Una gran bella rete. E con questo porta il suo bottino personale a 2 gol oggi. Non credo ci siano dubbi su chi vincerà questo match. Bisogna solo capire quale sarà il punteggio finale. Ok. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Vediamo che decisione prende l'arbitro. L'arbitro non ha avuto dubbi qui, ammonizione. Il giocatore incassa di buon grado il giallo.
ha interrotto l'azione avversaria con questo intervento che l'arbitro ha giudicato dunque irregolare. È difficile che i giocatori si accusino di un fallo, ma in questo caso la scorrettezza era troppo evidente per restare impunita. Dai. La gioca corta. Ah, che schifo. Perché non l'hai preso? Perché? Io l'ansia. Forse nelle... tengo così perché faccio ancora fatica a... Riconquista palla intercettando se la traiettoria. Se lo facciamo già difficile non ce la faremo più. Quindi pallone invitante. Ottima lettura difensiva. Può avanzare. Questo terzino può colpire da lì. Buono il lancio, smarcando. E il pallone entra. Ed è gol. Una giornata che non dimenticherà. È arrivata la tripletta. Questo era il suo terzo gol di oggi. Davvero pazzesco. Una forma fantastica. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Il risultato comincia ad assumere veramente proporzioni molto pesanti. E alla fine del primo tempo questa partita sembra veramente non avere storia. Occhio, cerca la rigore. Potrei fare qualche cambio, cosa dite? Siamo sull'8-0. Inizia la ripresa, vedremo se sarà a senso unico come primo tempo. Buona qui la lettura del difensore. Ho visto che di difensore sta un po' scarsini nelle fasce. Pallone che torna in possesso degli avversari. Quindi, se io riesco a trovare quindi la primavera che non sono. Può ricevere una posizione interessante. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Prendila. Nessun problema con l'uscita del portiere. Hanno messo a segno un colpo importante con l'acquisto di un calciatore sul quale c'erano gli occhi anche di altri club. Era quello che stavano cercando e sono riusciti a prenderlo. Un acquisto mirato. In buona posizione, perdono palla banalmente. Partita che finora non rispetta il pronostico della vigilia, c'è una sola squadra in campo. È già Pierre, sulla carta le due formazioni sembrano equivalenti. Perdono palla. Come equivalenti? Stanno vincendo 8-0. Come equivalente? Ma cosa stanno dicendo? Perfetto oggi nei passaggi. Vediamo cosa fa ora. Posizione ideale. Niente da fare. Situazione abbastanza evidente di offside. C'è il cambio in arrivo. Ma sì. Palla che esce, push, rimessa laterale. Giusto, giusto. Si sbaglia. Brutto passaggio, recupero facile. Vediamo cosa inventa ora. Altro tentativo. Gol solo sperato qui. Da apprezzare il gesto tecnico. Conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare. Riconquista palla con il tecnico. Palla spazzata via. Bah, dove l'ha mandato? Non prendere dei vediamo libero. Che decisione prende l'arbitro. È arrivato il cartellino, ammonizione che mi sembra sacrosanta. Sì, Pierluigi, non accenna nemmeno una protesta. Può metterla in aria, eh?
per cercare una deviazione vincente. Che casino sto coso. Ho capito. Punizione interessante, ma portiere prontissimo qui. Ma sì, tanto era sull'8-0, proviamo. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Ha saltato l'avversario, pallone invitante. Bravo qui a smarcarsi. No, cosa si è mangiato? Occasione sprecata. Ma cosa si è mangiato? Una partita dominata fin qui da una sola squadra, difficile il ribaltone finale. Nella. Ancora 600 secondi alla fine. Ottimo intervento. Cosa fa ora? Attenzione, pericolo! C'è il gol! Non ha sbagliato, a tu per tu col portiere al termine di un contropiede da manuale. Un altro gol per celebrare una partita trionfale. Semplicemente fantastici oggi, surclassando gli avversari sotto ogni punto di vista. Partita a senso unico, si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Perdono palla. Matteo, quanto manca ancora al fischio finale? 5 minuti, Pier, separano le due squadre dal 90esimo. Bene così, Matteo. Se dovessero emergere altri particolari, ovviamente chiedici pure la linea. Ho provato. Provano con il pressing a recuperare il pallone. È in buona posizione, può far male da lì. Ferma l'attaccante, tutto fermo, si era liberato bene, ma sale alta la bandierina del guardaline. Ha fermato un'azione spettacolare proprio. Fuori gioco, davvero di poco, ottima la chiamata del guardaline. Ha interrotto una potenziale azione da gol. Regalano palla agli avversari. Può colpire da lì. Vediamo cosa inventa ora. Lo vede. Attenzione perché è pericoloso. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio, ha riconquistato palla. C'è campo per andare, attenzione. Questo sì che corre. Con questa palla e punta la porta. Questo corre. Pericolo. Hanno sfruttato nel migliore dei modi un'ottima azione di rimessa. Da mostrare ai ragazzini delle scuole calcio, Pier, un contropiede da manuale. Arrotondano il risultato con questa rete, giunta nel recupero, avevano già messo in cassaforte la vittoria. Mazza. L'allenatore sarà contento. Questa di aver fatto una partita pazzesca. Arbitro che dice che può bastare, finisce qui. Può davvero essere soddisfatto.